Non lasciatevi intrappolare dal vortice del pessimismo, è l'appello rivolto da Papa Francesco alla diocesi di Terni. In 7.000 sono stati ricevuti dal Papa, che nel discorso si è soffermato sulla realtà sociale ed economica, sulla situazione del mondo del lavoro legato alle acciaierie, ed ha ricordato la visita di Giovanni Paolo II a questi stabilimenti. Papa Francesco ha sottolineato il valore primario del lavoro perché realizza la persona umana come tale, mentre la disoccupazione o la sottooccupazione privano l'uomo della sua dignità. Non bisogna scivolare nella disperazione, una società giusta provvede affinché ci sia lavoro per tutti. Servono solidarietà e creatività per superare la situazione attuale causata dal predominio del denaro. Con un atteggiamento di solidarietà e condivisione fraterna ispirato al Vangelo, ha detto il Papa, si potrà uscire dalla palude di una stagione economica e lavorativa faticosa e difficile.